sono momenti in cui sembra che ce la faccio, altri invece che non ce la faccio io. Ci sono momenti difficili che non riesco a superare. Ci sono momenti in cui mi sento il fiato e tutto il respiro che sente di vivere quello che sente e non ha paura di niente. Ci sono momenti difficili ed altri invece che si liberano e sto meglio. Mi sento così importante, tutto mi riesce bene, tutto fluisce dentro e fuori. Ci sono momenti invece in cui mi sento distrutto, mi sento come dentro un tunnel, sento che mi manca respiro, sento che sto per scoppiare dentro di me. Dentro nelle vene sento come una rabbia, un'intensa agitazione che non riesco a controllare più. E non lo so perché tutto questo dentro di me, chissà se il mio corpo oppure la mia mente. Ci sono momenti in cui faccio fatica davvero a rimanere qui dentro nel mio corpo, mi sento come se non ce la facessi più a resistere a me. E allora esplodo dentro e mi disintegro, e non lo so perché. Tutto per me è sbagliato, non esiste nulla di giusto più. Ci sono momenti invece in cui mi sento libero e felice e tutto mi riesce al massimo e sono contento di me. Il mio respiro è sempre così buono che mi riempie tutto quanto i polmoni dentro, ed il sorriso che ho è stupendo e non ho paura di nulla più. Ci sono momenti bui, ci sono momenti di luce in ognuno di noi. Dobbiamo sempre lottare alla ricerca della luce e non esplodere dentro se ci sentiamo così male. Dobbiamo reagire, non tenere nulla dentro. Se stiamo male, respirare profondamente e cercare una via d'uscita e liberare il nostro essere da quella schiavitù esteriore che si chiama che condizionamento. Forse che nel corpo è già dentro di noi un virus che vuole farci male. Partendo da dentro di noi si insidia nei momenti più difficili per noi. Non ci fa sembrare semplice mai nulla mai. Ci sono momenti in cui ti senti male ed altri in cui ti senti meglio. Ed alla fine forse il momento migliore è quando te la senti e ti liberi e vivi quello che senti e senti che è migliore tutto quello che hai dentro. Ci sono momenti e momenti.